arriva dal Brasile e da poco è sbarcata in Romagna. La yoga capoeira ha già conquistato gli appassionati di fitness, un mix di due discipline ancestrali che unisce allenamento del corpo ed esercizi per la mente. È un mix che nasce in Brasile con due discipline molto ancestrali, lo yoga che prevede un allenamento introspettivo per il corpo, respirazione e concentrazione su di sé, e la capoeira che prevede la stessa cosa di derivazione afro, quindi afro-brasiliana, che mette questo principio nella relazione del gioco, quindi con l'altra persona. L'allenamento consiste nel poter riuscire a percepire il proprio corpo in movimento, con posizioni tranquille, a terra, e della respirazione, per poi portare il movimento acrobatico e l'espressione del proprio sé in relazione nello spazio, e quindi acrobatica, libera nel movimento e non più nella posizione statica. È faticoso? Non è più faticoso di altre discipline, ma soprattutto è molto appagante, perché ha sia delle fasi tranquille adatte a tutti che la possibilità di esprimere dei potenziali massimali anche per chi è già acrobatico, quindi si suda, però anche dei momenti rilassanti. Perché piace così tanto? Piace così tanto perché al momento l'Occidente sta scoprendo il mondo con la globalizzazione, quindi lo yoga comunque è una disciplina che piace, anche se molti fanno fatica magari a entrare proprio nella cultura indiana, quindi la movimentazione dello yoga comunque rimane molto gradevole, e abbinato alla capoeira diventa anche sociale e così carina da vedere, quindi è una cosa che sta piacendo molto.